Amici di Sport Today, un saluto da Guido Bagatta, parliamo di basket, NBA finita la stagione, una stagione che si è conclusa con questa serie molto importante, molto intensa, in sei partite con la vittoria di Milano, con tante polemiche, soprattutto tra gara 5 e gara 6, polemiche che c'entravano col basket giocato fino a un certo punto, però poi al termine ha vinto la squadra, sicuramente più in forma, anche perché molti si sono fatti la domanda di che cosa fosse accaduto alla Virtus, che è arrivata a questi playoffs col vento in poppa, dopo aver vinto l'Eurocup. Qualcosa di strano è successo in casa Segafredo, è finita la benzina, si sentivano appagati, sono arrivate sulle ginocchia, troppi infortuni, qualcosa che è accaduto anche al momento, tipo l'influenza intestinale di Shengelia, i problemi sempre influenzali di Bellinelli. Insomma, prima e durante la serie finale, Bologna ha dimostrato di avercene molto ma molto meno di Milano, e sul campo si vedeva nettamente. Io uso il test delle palle vaganti, il test di chi ha più voglia sui palloni che schizzano via e sono da prendere con un tuffo piuttosto che con una spinta in più. Questo termometro, sin da gara 1, quando si è ribaltato il fattore campo, è sempre stato per Milano, ha sempre segnato una temperatura molto più alta per Milano rispetto a Bologna. Comunque, questo è storia. Tutto quello che abbiamo visto lo teniamo in un cassetto. Cosa succederà l'anno prossimo? Siamo destinati, ed è comunque un piacere, a rivedere un po' tutto su tante fasi. Inizierà la Supercoppa con Bologna e Milano che dovrebbero risfidarsi, poi arriverà il campionato, inizierà l'Eurolega con Milano e Bologna che quest'anno finalmente ritorna nella massima competizione europea, che si scontreranno due volte, poi avremo ancora la Coppa Italia, i playoff e via dicendo. Abbiamo fatto un conto, allora 18 volte potrebbero trovarsi di fronte l'Armani e la Segafredo. 18 volte, avete capito bene. Come ci siamo arrivati? Semplicissimo. Una partita in Supercoppa, due di stagione regolare in campionato, due in stagione regolare di Eurolega, una partita in Coppa Italia, potrebbe essere una serie ai 5 incontri, non lo so, nei quarti di Eurolega, potrebbe capitare, e poi magari la finale di nuovo su 7 partite, questa volta fino in fondo, fino alla settima. Il totale fa 18. Incredibile, potremmo avere 18 volte Milano-Bologna. Qualcuno potrebbe dire che noia, io dico no, assolutamente no, perché questa sfida, almeno adesso, è la sfida di vertice che tiene vivo il basket italiano, anche per quelli che si occupano relativamente di questo sport, lo vivono in maniera periferica e perimetrale. Milano-Bologna attrae, come è stata per anni la sfida tra Milano-Varese, Milano-Cantù o Milano-Roma negli anni Ottanta. Tutto questo in attesa che qualcun altro, ma ci vorrà un po' di tempo, si faccia avanti e possa andare a interferire in questo dualismo.